Inaspettata battuta d'arresto in casa del Taranto, sconfitto per 2-1 dal Cesena al termine di un incontro che aveva condotto in vantaggio fino a 7 minuti dal termine. La squadra di Seghedoni era andata a segno a pochi secondi dalla fine del primo tempo con questo bel gol di Fabbri lanciato in profondità da Pavone. Un gol che aveva sancito la superiorità dei pugliesi. Lo stesso Fabbri, fra l'altro, aveva fallito all'ottavo un calcio di rigore tirando debolmente quasi addosso a Recchi. Nel secondo tempo il Cesena ha capovolto la situazione nel giro di 5 minuti. Al 38esimo ha raggiunto il pareggio con questo colpo di testa di Bonini su calcio d'angolo e al 43esimo ha assestato con Piraccini il colpo definitivo alle illusioni del Taranto.